come possibile. E Maria, rimangono in sospeso, non so se vi siete organizzati, perché l'evasione fiscale e la corruzione sono temi concreti che non ci dicano che non lo siamo abbastanza, non siamo state abbastanza in questo appuntamento solo sull'evasione fiscale. Ottimo. Allora, referendum, rappresentanza. Sì, appunto dopo è giusto che faccia anche solo un ragionamento sul lavoro parlamentare in corso. Io voglio intervenire molto brevemente su due cose. Prima i due temi che poneva Giuseppe Melusi. Sul primo tema voglio dire questo. Io penso che sia un errore sottovalutare il valore della cultura politica che si dà per la democrazia. È vero che c'è un tema di concretezza delle politiche, però le politiche corrispondono a una cultura politica e una visione della società. E penso che confrontarsi su questo oggi nel PD sia un fatto, non sia parlare d'altro rispetto alle politiche concrete. Anche perché l'identità di una forza politica sono le sue politiche concrete, ma è anche una passione, una visione della società, la capacità di muovere dei sentimenti tra le persone. E questi aspetti sono fondamentali anche per la coesione sociale, per l'idea di democrazia. Quindi un ragionamento che dice solo il nostro problema sono politiche concrete più orientate alla giustizia sociale, secondo me, e non è sufficiente. Noi invece una riflessione sulla cultura politica del PD la dobbiamo fare secondo me, ed è assolutamente, io penso, necessaria per essere all'altezza. Il secondo tema su cui vorrei ragionare è il concetto di blocco sociale. Ora, io penso che noi dobbiamo avere l'attenzione di non declinare questo concetto, con quella che era la società nel sistema fordista, comunque nel secolo precedente. Noi storicamente questo tema, il rapporto tra blocco, radicamento sociale e interesse nazionale, la sinistra l'ha sempre risolto, in Italia in particolare, con l'idea del ruolo nazionale della classe. Cioè, la classe operaia con le sue battaglie di emancipazione conduceva anche battaglie di interesse generale per il progresso sociale, democratico e economico del paese, e intorno a sé costruiva alleanze sociali più ampie, quelle per esempio che Togliatti teorizzava nel centro medio di Via Rossa. Ora, blocchi sociali in quei termini nella società di oggi non ci sono più, secondo me, però non è vero che non esistono soggetti sociali, interlocutori sociali. E se devo dire come la vedo, porre il tema della giustizia sociale nell'Italia di oggi vuol dire porre un tema davvero rivoluzionario nell'Italia e nell'Europa di oggi sul piano del cambiamento sociale. Qui è stato citato lo stipendio di Marchionne, no? Noi dobbiamo tornare a vedere il fatto che nei 20 anni che abbiamo alle spalle è cresciuta grandemente la diseguaglianza e la distribuzione del reddito. Ed è cresciuta la precarietà delle persone, anche nei centri medi e anche in un grande pezzo dell'impresa. Pensiamo all'impresa artigiana nel nostro territorio, anche all'impresa cooperativa, che fase vivono. E quindi io penso che porre questo grande tema, cioè di come lo sviluppo e la crescita crescono insieme alla giustizia sociale, sia un tema di grande cambiamento e di grandissima attualità. Con Giuseppe invece condivido in pieno il modo in cui ha, declinato il tema referendum costituzionale. Io personalmente, lo sapete, sono molto impegnato nella campagna per il sì. Penso che sia per il bene del paese che è importante che vinca sia il referendum. Penso che noi abbiamo, che non vada bene legare la battaglia referendaria ai percorsi politici del PD. Cioè, se il messaggio è se vinco il referendum, si vincono le elezioni e poi si governa fino al 2013, si prende una strada sbagliata. Noi dobbiamo parlare del merito, perché se parliamo del merito e non politicizziamo in quel senso il referendum, tutte le ragioni per chiedere un voto che sì ci sono. Merito e rispetto per chi ha un'idea diversa, e su questo sono d'accordo. Io sono molto convinto del merito delle ragioni del sì. Penso che chi con chi è per il no non va assunto un atteggiamento di democrazia.
dialogo, di ascolto, di confronto sulle ragioni reciproche, chiedendo però, questo lo voglio dire, lo stesso rispetto da chi sostiene le ragioni del no. Per esempio, se uno mi dice che siccome difendo il sì, come ha detto giustamente Napolitano, siccome difendo il sì, sono contro la Costituzione, questo è un piano che non sono disposto ad accettare. Perché io sostengo il sì perché penso che se vince il sì, i valori della prima parte della Costituzione si potranno realizzare meglio nel paese. Posso sbagliare e sarò molto rispettoso per le ragioni di chi dice no. Voglio chiedere lo stesso rispetto per le mie ragioni. Infine, sulla corruzione abbiamo fatto molte cose in realtà in Parlamento. Abbiamo aumentato le pene, abbiamo previsto nuove fattispecie di reato, come il voto di scambio politico mafioso. Abbiamo istituito l'autorità anticorruzione, quindi io rivendico su questo punto, magari anche che sarà ancora più preciso, insomma, che abbiamo di aver fatto un grande lavoro. Penso che anche per combattere i fenomeni corruttivi abbiamo bisogno di un partito più forte. Adesso parlo di noi, perché quando arriva la magistratura è sempre troppo tardi, è una sconfitta della politica. Un partito deve avere la forza di controllare la sua classe dirigente, dall'alto e dal basso, e anche di sapere che ci sono comportamenti eticamente sbagliati, che però non necessariamente sono reati penali, su cui però la politica nella sua autonomia può decidere di intervenire, riguardo alla disciplina, onore, alla serietà, rigore che deve avere chi svolge ruoli pubblici, e che nello stesso tempo la politica non deve essere subalterna al potere di democrazia. Vuol dire che uno può anche pensare che c'è un procedimento penale, è stato fatto l'esempio di Errani, per esempio, che c'è un procedimento penale che è bene che abbia il suo sviluppo, che però quel procedimento penale la politica valuta non debba avere conseguenze politiche, perché nelle sue caratteristiche non ha senso che abbia conseguenze politiche. E quindi lavorare per me è il primo assillo su un partito più forte, più radicato, più organizzato, con classi dirigenti formate, più strutturate e che abbiano più senso di impegno collettivo, è importante anche su quel piano, appunto, prevenire i fenomeni corruttivi del partito con un'iniziativa dei gruppi dirigenti e avere una politica autonoma da altri poteri, perché questa è una prima garanzia fondamentale di democrazia.